Benvenuti all'edizione del 9 aprile del nostro servizio di informazione. Andiamo verso, con ogni probabilità, quando registriamo, non è ancora sicuro, ma è molto molto probabile, il cambiamento di colore per la nostra regione. Infatti i dati del pre-report settimanale, che oggi dovrebbe essere validato dal Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, confermano un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica in Piemonte. Il valore RT infatti è sceso ulteriormente sotto l'1%, si è attestato a 0,9 per l'RT puntuale e 0,88 per l'RT medio. Nel contempo si riduce il numero di nuovi casi segnalati e anche il numero di focolai attivi e nuovi. La pressione ospedaliera resta abbastanza alta, ma è in fase di stabilizzazione. Siamo al 59% per l'occupazione dei posti di terapia intensiva e al 67% per l'occupazione dei posti letto ordinari. E a conferma di questo quadro in sensibile miglioramento, i dati trasmessi ieri a Roma dalla Regione Piemonte vedono l'incidenza scendere sotto il valore soglia di allerta di 250 casi ogni 100.000 abitanti. A riguardo, il presidente Alberto Cirio ha dichiarato: il report va validato dalla cabina di regia nazionale, ma in base a questi parametri siamo fiduciosi che il Piemonte ritorni arancione già dalla prossima settimana, quindi da lunedì. È attesa appunto a minuti, a ore, la conferma da parte del Ministero della Salute. È fondamentale, prosegue Cirio, però, che non venga meno la prudenza da parte di nessuno. Questi segni di miglioramento sono preziosi e vanno difesi con i nostri comportamenti. I vaccini, la prudenza e il rispetto delle regole sono le uniche vere armi per uscire da questa emergenza e per poter finalmente ripartire. A riguardo, abbiamo qui Chiara Fedele dell'area sicurezza ambiente di Confindustria Cuneo, la quale ci parla di un nuovo webinar promosso dall'associazione, riguardo a una questione piuttosto significativa, vero? Per le aziende associate, Confindustria Cuneo organizza la prossima settimana, il 13 di aprile alle ore 15, un webinar sul tema degli aggiornamenti del protocollo condiviso di regolamentazione per le misure al contrasto e al contenimento del Covid. Il webinar avrà un taglio pratico e il focus sarà quello sulle principali novità che riguardano proprio questo protocollo sottoscritto tra le parti sociali il 6 aprile scorso e di cui il governo ne favorisce l'attuazione. E vi aspettiamo numerosi martedì prossimo alle ore 15. Grazie Chiara, l'appuntamento è piuttosto importante, sappiamo che sono già numerose le adesioni, sono ancora attuabili tramite il form pubblicato sul nostro sito www.confindustriacuneo.it. Sì, le adesioni si raccolgono appunto sul sito e prevediamo anche l'invio in daily della locandina con il link al quale collegarsi per l'iscrizione. Molto bene. Mandiamo in onda ora la tabella riassuntiva dei dati epidemiologici odierni e poi seguirà un breve commento. Come evidenzia la tabella che abbiamo appena mandato in onda, i dati epidemiologici di questa giornata confermano il miglioramento complessivo della situazione in Piemonte. L'unità di crisi della regione ha comunicato che i contagiati riscontrati oggi sono 1.798, il 6,2% dei 29.218 tamponi effettuati. Di queste persone positive, 661, il 36,8%, sono asintomatici. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 327.965, di cui 46.615 riscontrati in provincia di Cuneo. L'aumento nella nostra provincia è di 260 persone. Oggi. I ricoverati in terapia intensiva scendono di 17 unità e sono in Piemonte 329. Calano di 24 persone i ricoverati non in terapia intensiva, oggi sono 3.706. Le persone in isolamento domiciliare in Piemonte sono 25.648. I guariti sono 287.657, 2.471 in più di ieri. I guariti in provincia di Cuneo sono 40.027, 397 più di ieri. Il lato sempre purtroppo negativo, luttuoso, è quello dei decessi. Si attesta oggi a 37 persone, due morti si sono
decessi sono stati registrati in giornata odierna. Il totale piemontese al 9 aprile è di 10.621 deceduti attribuiti al Covid, di essi 1.290 sono in provincia di Cuneo, con un numero che sale di 7 unità rispetto a ieri. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima edizione.